Buonasera, sta per andare in onda Social Evolution, il nuovo programma targato Radio Science che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti i giovedì, dalle ore 22 fino alle 23 circa, conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Programma condotto da me, Luca, sarò ovviamente affiancato dall'insostituibile Science alla regia e vi aspettiamo su www.radioscience.it. E ora si parte, via! E buonasera a tutti ascoltatori di RadioScience.it ed eccoci qua oggi 27 luglio 2017, ore 22, quindi signori miei siamo in diretta all'ennesimo appuntamento del giovedì sera, ovvero Social Evolution. Questa sera tra l'altro è una puntata un po' particolare perché oltre sì a conoscere, a fare due chiacchiere insomma con l'ospite che tra poco andremo ad introdurre, è anche l'ultima puntata prima della pausa estiva, una pausa che teoricamente dovrebbe durare solo il mese di agosto, ma poi sapete meglio di me che il sottoscritto a volte si lascia traghettare per qualche settimana in più. Comunque poi vi daremo tutte le info e i dettagli del caso per vedere un pochino quando rientreremo. Detto questo, io chiaramente saluto tutti gli ascoltatori che questa sera ci accompagneranno e speriamo anche che ci facciano anche qualche domanda e facciano meglio ancora qualche domanda all'ospite. E io quindi, come di consueto, passo subitissimo la parola all'uomo che questa sera cura, ormai da un po' di settimane, che curi tu l'intera regia di Radio Science, ovvero Testa di Caso. Testolina, come stai? Ma ciao Luca, grazie per la testolina. Io sto bene. Tu come stai piuttosto? Ma io sopravvivo alle avversità della vita, il solito, guarda, tutto regolare. Perfetto, bene, benissimo. Ti ringrazio per avermi dato la parola. E comunque, piccola precisazione, sono poco più di 2 mesi ormai che ho preso in mano la regia. Super giù qui. Già 2 mesi? Urca! Urca, praticamente sì. Il tempo vola quando ci si diverte, vedi? Cioè, è una cosa... Soprattutto quando si è così ben pagati dall'amministrazione di Radio Science. Comunque, vabbè, vada avanti, prego. Guarda, ti ringrazio, non voglio rubare ulteriore tempo, quindi cercherò di essere più telegrafico possibile. Come sempre, come tutti sappiamo ormai da un po' di tempo a questa parte, Radio Science si avvale della collaborazione di altre web radio che rimandano, demandano, come dice qualcuno, il segnale anche per noi. Ci sono Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Val di Chiana, Modena Noi Radio e da un paio di giorni le nostre new entry, che sono 3, Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Inoltre ci si può come? Dimmi. No, dicevo, Urca, no, diciamo che le hai proprio elencate, ormai stanno diventando tantissime, le elencate come, sembrava un pochino tipo la formazione dei mondiali dell'82, tra i quali abbiamo Zoff, roba così, però è bellissima come ci stiamo veramente allargando. Difesa schierata a sinistra con Cabrini, da sinistra a destra esatto. Cabrini. Lo zio, comunque, no, è bella questa cosa che ci stiamo allargando, questo fa molto piacere, vuol dire che, insomma, più persone, più web radio si stanno in qualche modo affiliando e unendo a Radio Science. Prego, vai avanti. Esattamente. Inoltre ci si può seguire sulla nostra pagina Facebook di Radio Science e anche sul sito che risponde all'indirizzo di www.radioscience.it. Mi raccomando, io consiglio sempre di scrivere perché le chat sono aperte. Scrivete. Beh, con questo ho detto tutto, anzi no, dimenticavo il numero di telefono, signori. Ci si può mandare un bel sms o magari un whatsapp, sono un po' più moderni, al 393-788-0195. E con questo a te la palla, Luca. E che palla, dicevo, che cavolo. No, è molto bene, nel senso che hai dato anche tutte le...
l'indicazione del caso per quello che riguarda appunto le coordinate, dove possono trovarci e dove possono anche scriverci, anche su WhatsApp, questo ci fa molto piacere. Torno semiserio, ma anche no, quindi finalmente alle 22.06 direi che possiamo, se ti va, introdurre l'ospite di questa sera. Questa sera siamo partiti veramente in affanno, quindi io do subito il benvenuto ad Andrea. Ciao Andrea, come stai? Ciao, bene, voi? Beh, bene, come tu ben sai, ormai l'hai capito, non siamo normalissimi, però io farò di tutto, sì. Esatto, farò di tutto, adesso ti mando l'avvocato, farò di tutto per in qualche modo trascorrere con te quest'oretta in maniera semiseria, perché non siamo mai troppo seri, ma neanche troppo scherzosi. Ma anche noi. Infatti, immagino, c'è anche noi, che tu sei Andrea, ti dai del noi, che mi fa pensare che anche tu hai qualche problemuccio di natura mentale, ma queste sono cose che d'altronde capitano. No, va bene, già siamo partiti così. Comunque, dai, scherzi a parte, questa sera ti abbiamo invitato, e anzi ti ringrazio per insomma, per aver raccolto questo invito ed essere qui con noi, poi perché io, scuriosando come faccio sempre sulla rete, sul web, su Facebook, insomma, mi sono imbattuto in questa pagina, che è una di quelle pagine che tratta una tematica, cioè il calcio, lo possiamo già dire, che molte altre pagine trattano, però diciamo che la tua in qualche modo mi ha rapito. Non sei il primo che cura questo tema, è ospite qui da noi, però è una pagina che effettivamente mi è piaciuta, adesso vi spiegherò anche perché. Ti passo quindi la parola e ti chiedo innanzitutto come si chiama la tua pagina. Allora, la pagina si chiama Catenaccio e Contropiede, trattiamo tematiche che possono essere dal più comico a quelle più serie, più, diciamo, variamo molto, sempre sul calcio. Infatti, quindi diciamo, subito ti sei buttato sul calcio, che come dicevo poco fa, è una di quelle tematiche sulla quale io credo di aver visto decine, se non centinaia di pagine, no? Esatto. Quindi perché hai avuto questa malsana idea di buttarti anche tu in questa faccia? Cioè, avevi qualcosa da dire, oppure, non lo so, ti sei svegliato dopo aver preso una sbronza la sera prima e hai detto, dai, faccio una pagina, non so, come ti è venuta questa idea? Allora, a dire il vero, la pagina non l'ho creata io subentrai più tardi, dopo i creatori cercavano qualcuno che producesse qualcosa, io entrai, si parla ormai di 4-5 anni fa, poi questi creatori pian piano sono scomparsi, sono rimasto solo io, altra gente, e adesso la pagina è in mano a noi, appunto, a questi, quindi non ci sono fondatori tra di noi. Ah, ok, e già questa è una dinamica diversa da quelle a cui magari siamo abituati a conoscere nell'arco di queste puntate. A volte si parla direttamente con quello che è l'amministratore, ma anche il fondatore della pagina, invece in questo caso ti sei preso, diciamo, cura, esatto. Poi tra l'altro non sei solo, quindi spero che quando dici noi vuol dire che siete almeno due, sì. Perché che sennò diventa veramente una questione, dovresti cambiare poi nome alla pagina. Però vabbè, a parte questo, oggi non ce la posso fare, sono solo le 23.10, quindi non so come arriveremo, Andrea, questa sera. Comunque, dai. Quanti siete che gestite quindi la pagina? Allora, che la gestiamo veramente siamo in due, poi abbiamo, diciamo, della gente che ci sta intorno, qualche volta produce qualcosa, è molto importante, abbiamo il nostro gruppo, che diciamo molte volte il materiale lo prendiamo da lì, i nostri fan sono dentro questo gruppo, producono quello che crediamo sia possa far piacere e si mette in pagina, e spesso ha successo, diciamo. Insomma, da questo punto di vista, quindi il team, ecco, non è solo di i due che si, tra virgolette, si dannano di più per creare anche contenuti, perché poi adesso tu me lo dirai, ma a volte creare contenuti non è così semplice, anzi forse esatto. È abbastanza complesso, anche per cercare di essere originali, no? Perché poi la problematica della rete è che magari un certo evento può avere, un certo post può avere tanto successo, e se tu lo rimandi e basta, difatti poi non hai fatto niente di che. Tra l'altro mi è arrivato un rumore in cuffia, quindi immagino che sia arrivata anche qualche domanda in chat, ma vabbè, lo dico a testa di caso, forse mi sono
perso qualcosa nella chat perché mi si è bloccato il PC. Piccola nota tecnica, tornando invece a noi. Una cosa che mi ha colpito, la prima cosa forse che mi ha colpito nella tua pagina, al di là dei post, è anche al punto informazione, un punto che il punto informazione sembra tipo tour operator, no? All'interno della tua pagina, andando un pochino a scuriosare, ho visto proprio che voi scrivete: facciamo satira su tutte le squadre, ma soprattutto sulla tua. E questa cosa effettivamente mi ha strappato il sorriso. Andando un pochino poi a guardare che cosa postate, effettivamente ce n'è di ogni, no? Nel senso che ci sono post che sulla stessa, diciamo, falsariga di quelli che posso trovare su altre pagine, ma che di fatti trovo solo sulla tua. Nel senso che tu non condividi tantissimo le cose degli altri, o sbaglio? Noi cerchiamo di essere più originali possibile, perché sì, chiaramente, infatti, come in qualsiasi altro ambiente, anche Facebook ha i suoi pesci grossi, quelle pagine da 500, un milione di follower, sì. E quindi è chiaro che se loro pubblicano qualcosa ci oscurano e quindi noi non possiamo approfittarne, quindi o si anticipano o si va di originalità, e spesso si considera la seconda opzione. Infatti, e tra l'altro è uno dei motivi, e qui insomma in qualche modo mi collego, per il quale insomma ho provato a ho provato a invitare voi piuttosto che altre pagine che magari avevano anche molti più like, ma di fatti non sì, forse più che altro l'80% rimandavano quello che già c'era in rete. A proposito di like, non abbiamo detto una cosa che è un dato tecnico, statistico più che altro: quanti like siete arrivati voi? Ora siamo a 37.000 mi piace. E quando, così capiamo anche, quando tu l'hai presa, tra virgolette, in mano questa pagina, quanti ne aveva? 36.000. Immagino, sono lì dalla... No, no, diciamo, è proprio cresciuta con noi. Io l'ho presa in mano, c'era meno di 300 mi piace. Quindi... Ah, no, all'inizio proprio. Sì, sì, all'inizio. Vabbè, alla fine deve essere quasi un creatore anche tu. Ecco, intanto mi sei ripreso, si è rianimato il PC incredibilmente, e ti passo, ti giro in realtà più che una domanda, una nota che ci scrivono sulla chat di radiosites.it di qualche minuto fa. Non so che cosa si riferisca, ma dice: forse aveva qualche cosa da farsi perdonare. Questo lo scrive un anonimo. Non so, sono perso... tu già hai capito di cosa stiamo parlando? Proprio no, assolutamente no. Perfetto, allora magari più tardi lo stesso anonimo ci spiegherà meglio cosa. Speriamo. Intanto saluto anche Federico in chat che dice: ciao a tutti, ti fa subito una domanda: tifoso di qualche squadra? Tifosissimo della Fiorentina. Guarda, Firenze. So perché, non so, vabbè, a volte non grandissimo! Non è così... Ok, perfetto. Finalmente! Non sono solo! Sì, ok. Testa di casa ha avuto un momento... le medicine sono quelle nel ripiano sulla destra. No, fa proprio bene invece. È vero che adesso inizia quel gemellaggio tipico. Ok, perfetto. Esatto. Mi metto in là. Non entrerò nel mondo, almeno non troppo, almeno diciamo velatamente entrerò nel mondo del calcio per quello che riguarda la tua Fiorentina, che in questa fase mi dicono, io non seguo tantissimo adesso, ma mi dicono che non è che abbia fatto tutta questa campagna acquisti, quindi magari lì, ragazzi, state attenti. Io sono ancora fiducioso. Bravo. Così, mancano tre settimane. Tre settimane cambia il mondo, le farfalle, esatto, vivono un giorno, cioè, ovviamente, cioè, che ragionamenti, che belle queste cose. Allora, visto che sta partendo un po' così, 22:15, testa di caso, come tu ben sai a quest'ora, come è giusto fare, dopo aver un pochino iniziato a conoscere la pagina, ma soprattutto anche insomma l'ospite, perché è vero che si parla sempre della pagina eccetera, ma questa sera insomma abbiamo questo fiorentino qui, Andrea, che ci racconterà, ci farà anche sorridere, perché come tu ben sai, perché ormai ti avranno tediato con questa cosa, il vostro dialetto, anzi la vostra cadenza, è qualcosa secondo me di inimitabile, io l'ascolterei per ore. Grazie mille. Ma questo non è per svilinare, è proprio una cosa che credo sia, non so, tutto il mondo probabilmente la pensa così. Detto questo, andiamo al primo brano musicale. Il primo brano musicale, che è un brano estrapolato da una piattaforma che si chiama Jamendo.com, una piattaforma che trasmette in licenza Creative Commons, una licenza libera e fruibile a tutti. Radio Saiz dall'alto, anzi poi Saiz, il grande e grosso Saiz, il fondatore
di questo network, dall'alto della sua saggezza, ha deciso e decise anni fa appunto di rimandare soprattutto brani di artisti emergenti o comunque indipendenti. Detto questo, come l'ho fatta lunga? L'ho fatta lunghissima questa cosa. Testa di caso, cosa ci ascoltiamo questa sera? Te l'ho fatto vedere. Loro sono un gruppo francese che fanno rock francese. Sai che mi ricordo di Fabri Fibra quando dice queste cose? Però io, come tu pensai, ho qualche disservizio tecnico, quindi magari loro sono i Clone Age e, perdonate il mio francese, Toi et Moi. Toi et Moi. Perfetto. E vuol dire tu ed io, caro testa di caso, come tu ben sai. Quindi mandiamo subito... non mi picchiare. Tu e moi, mandiamo subito questo brano di rap francese. Non voglio nemmeno sapere che cosa è tirato fuori questo rock. Perché io aborro il rap francese. Tu aborri. Che bello. Aborriamo il rap francese, quindi vai pure con rock francese con Toi et Moi. Partito! E ritorniamo in diretta sempre qui su RadioSaius.it, sempre con Social Evolution, chiaramente sempre con Andrea, che questa sera ci sta raccontando un pochino catenaccio e contropiede, che effettivamente questa è
È il tipico, no, è modo di giocare all'italiana, se vogliamo. Italiana anni 80, anni 90 anche. E tanto è vero, tu nella immagine del profilo metti in mezzo tra un Mourinho e un Simeone un certo Trapattoni, che insomma da questo punto di vista ne sa qualcosa, no? Ne sa qualcosa. L'immagine l'hai creata tu, l'hai pensata tu o com'è stata? O già c'era? Allora, la pagina innanzitutto si chiamava in un altro modo, si chiamava Marco Branca, colui che portò Jonathan in Italia. Fu creata con questo nome stranissimo, sì, molto sì, lungo esatto, e quindi scomodo. Sì. E quindi, sì, sì. Quanto? Un anno, due anni fa abbiamo deciso, no, basta, ci serve qualcosa di più rapido, più comodo. Si pensava, alla fine è uscito questo catenaccio e contropiede e le immagini, tutte copertine profilo, sono state realizzate con l'aiuto di nostri amici grafici, sì. E quindi siamo riusciti. Che quasi quasi Mourinho stona un po', se voglio. Beh, Dio, stona un po', poi neanche tanto, se ci penso. Però effettivamente stavo pensando il Simeone della situazione, il Trapattoni, che da questo punto di vista hanno fatto anche grandi vittorie. Vabbè, questo è un attimo... una digressione. Tornando invece a noi, una cosa che ho notato nella tua pagina, appunto, che per la quale anzi ti ringrazio, ho scoperto con te su quel post, direi di una settimana fa, di Bonucci, dove non si chiama più Juventus Stadium, si chiama Allianz Stadium. Ma uh-huh. Questa cosa io non la sapevo. Da quando è che così? Ti giuro, non la sapevo. Ero sempre stato convinto che... Ma da quando è che hanno cambiato nome? Tu lo sai? Oddio, forse un mesetto, due, non te lo so dire. Infatti, una roba recentissima. Sì, sì, no, recente. L'altro sì. Gestore, diciamo, lui è juventino, quindi lui sa... Lo saprà per forza. Proprio l'altro gestore come si chiama, se possiamo dirlo, poi non vorrei... Allora, mai... l'altro gestore si chiama Francesco, ma è Nick, come lo conosciamo tutti. Okay. Lui invece è di Siracusa, quindi chilometri di distanza da me. Sì. E anche con questa pagina abbiamo comunque un bel rapporto, ci sentiamo sempre fuori dall'ambito di quello che è Facebook. Bene, bene. E vi siete mai incontrati di persona? Ancora no, perché è dura. C'è il mare in mezzo e quindi non è una cosa che si fa subito. Esatto, uno dei due deve sbarcare dall'altra parte. Infatti. È un casino. No, insomma, il bello della rete, se vogliamo, è anche questo, no? Nel senso di come... due persone che praticamente avete in comune questa passione, il pallone, come penso molti di noi, però avevate in comune forse anche l'idea di fare qualcosa dal punto di vista social, quindi di Facebook e quant'altro. Sì. E pensavate di, insomma, se ti avessero detto quando l'hai presa in mano questa pagina arriverei a 37.000 like, per te era una cosa fattibilissima, oppure dicevi no, vabbè, ci sono molte altre pagine, figurati se guarda la mia. Io appena l'ho preso in mano, l'ho fatto così, giusto per fare qualcosa, perché era il periodo di tutti avevano una pagina sul calcio, sì. C'erano queste pagine sul calcio, ho detto vabbè, lo faccio anch'io, vediamo che succede, però non avevo minimamente idea di dove siamo arrivati e di dove potremmo magari arrivare in futuro. Esatto, infatti questa è la quasi immediata domanda, se vogliamo, nel senso che quanto tempo è passato da quando l'hai preso in mano? Sono 4-5 anni, ora di preciso, probabilmente 4. E quindi tu diciamo così buttiamola lì, no? Ma se fantastichiamo, tra 4-5 anni come la vedi questa pagina? Cioè nel senso pagina inteso non solo come pagina ma come eventuali progetti futuri? Già sarebbe qualcosa tra 4-5 anni esistesse ancora. Sì. Sperando non ci venga a noia, che se qualcuno viene a noia molla e la pagina muore, come sono morte tante pagine anche con molto più mi piace. Sì, è vero. E a parte questo, hai qualche altra speranza, idea, progetto? Cioè, a volte insomma, qua se ne può parlare. Diciamo si prende il giorno, ogni giorno come viene. Già il fatto comunque di avere questa intervista, che ci avete invitato, per noi è stato... Abbiamo capito comunque il fatto che vi sia piaciuta la pagina, ci ha reso comunque felici. E magari chissà un giorno cosa potrà succedere.
Esatto, perché sai, talvolta il bello della rete, bello e brutto se vogliamo, è una cosa che va tutto velocissimo, cioè velocissimamente uh-huh. accade, veramente l'abbiamo visto, abbiamo avuto pagine qui, i nostri ospiti che hanno avuto dei like pazzeschi in un lasso di tempo brevissimo, poi magari nello stesso lasso di tempo non perdono i like, perché sappiamo che quando tu metti un like alla pagina poi lo tieni tutta la vita probabilmente, però sì. Da quel punto di vista chi segue la pagina perde anche gli stimoli magari, e quindi è questo poi il rischio, come dicevi poi anche tu. A proposito di like, io ho notato una cosa che, come dico spessissimo ormai nelle ultime puntate, sai, conoscendo i vari gestori, amministratori di pagine che sono poi persone, si ragiona un pochino, no? E allora ragionando siamo arrivati poi alla conclusione che tutti questi like non sono solo delle unità di misura, non sono neanche poi una, non danno la reale percezione del seguito reale che c'è, mentre nel vostro caso ho visto che la proporzione, se vogliamo, che c'è tra, sai, a volte fanno anche degli studi, io non li faccio ma quelli bravi sì, fanno del tipo di analisi tra quanti like mediamente produce un post, cioè qualcosa che pubblichi, rapportati a quanti sono i like complessivi della pagina. E il rapporto che c'è nel vostro caso è comunque molto alto, perché insomma spesso siete arrivati, avete rasentati 1000 like, che in proporzione, non so se mi sono spiegato, perché stasera sì. Sto facendo un po' troppo il serio, in proporzione insomma sono veramente tanti, e quindi questo insomma fa capire che c'è anche un attaccamento alla pagina, o perlomeno c'è il pubblico della rete in qualche modo accoglie positivamente i vostri post, che forse credo sia la cosa più importante. Non so come sono arrivato a questo ragionamento, però solo per ragionare con te se avevi mai pensato a questa cosa, oppure se poi quando fate un post, sì, se ha tanti like vi fa piacere, ma poi non vi cambia più di tanto la giornata. Allora, per i like, ho capito. Per i like bisogna avere fortuna come gira Facebook, perché è capace di dare una copertura per un post e per un altro ne dà la metà, e quindi fa la metà dei mi piace. Se va bene, se il post comunque gira bene, noi con dei video siamo arrivati ultimamente anche a 5.000 mi piace, 4.000, così come sì. Per delle immagini, 200, 300. Comunque per noi sì, like sono importanti, perché una pagina, appena uno entra in una pagina, vede magari il primo post a 60 mi piace, dopo 6... Ho perso... Mi sono perso? No, non si sente più effettivamente. Ah, ok, perfetto. Okay. Se ci sente Andrea batte un colpo, vabbè, nel frattempo, mentre lo recuperiamo, mentre proviamo a recuperare Andrea, peccato, mi sta dicendo una cosa molto interessante, ma adesso lo recuperiamo subito. Pronto? Sì. Ok, ora ci sei. Ti avevamo okay, perso. Sì. Anch'io un attimo. Che allora. Okay, ti eri mangiato il microfono, sì, ogni tanto capita a quest'ora, mi rendo conto, ma eccoti qua. Molto bene, no, ci stavi... appunto dicendo un pochino il discorso dei like, no? Di come a volte dei video hanno raggiunto anche 5.000 like, che effettivamente sempre quel rapporto che facevamo prima sono veramente un gran bel numero. Cosa vuol dire? Da questo punto di vista ci state anche abbastanza attenti, no? Sì. Ok, per quello che riguarda invece, scusate mi ero perso un pochino, per quello che riguarda i post invece ci raccontavi che siete fondamentalmente in due, che in qualche modo coordinate, meglio dire così, la pagina, e avete questa schiera di collaboratori. E qui mi ricollego a una domanda che ci è arrivata dalla chat, in cui appunto Federica ci chiede se avete un gruppo vostro, o lui scriveva addirittura un gruppo WhatsApp, adesso non so se in quanti siete a seguire questa cosa, cioè avete un po', te la rigiro così, avete un gruppo per i fan, un gruppo interno? Allora, il gruppo per i fan sì, è su Facebook, è di quello di cui parlavo, dicevo si prende materiale, poi sì. Abbiamo il gruppo su WhatsApp di questa, diciamo, chiamiamo più che collaboratori, sono admin, che sono amministratori che sono passati attraverso la pagina, magari è venuta a noia, ma riuscivamo sì. A parlarci bene, e quindi si tiene questo gruppo così per chiacchierare del più e del meno. Certo. E abbiamo anche, volendo, diciamo, un terzo gruppo, che è il gruppo, abbiamo fatto anche un campionato su Online Soccer Manager, un giochino sul telefono, e quindi c'è questo sottogruppo con questi fan, un campionato con i fan, e stanno lì dentro.
Beh, dai, insomma, da questo punto di vista, insomma, sul mondo social sei bella, siete anzi belli attivi, nel senso che avete i piedi in più staff. Sempre collegandomi al mondo social, a parte Facebook, siete su qualche altra piattaforma? Siamo Twitter, su Instagram. Instagram. Ah, sì, Instagram, là. Anche lì si sta andando bene, allo stesso modo Catenaccio e Contropiede si chiama la pagina. Sì. Ci mettiamo chiaramente le foto tutte, perché post e video non è fattibile. Si pensava anche su Twitter, diciamo, in fase di lavorazione. E YouTube avevamo un canale, però si vedeva che i video si possono mettere benissimo su Facebook, quindi abbiamo abbandonato. Ah, perfetto, bella sta cosa. No, effettivamente poi uno deve anche ottimizzare le risorse, se vogliamo. Appunto. Nel senso, no, ma anche le... Io poi dico cose perché le imparate con voi, no? Con gli ospiti, è faticoso, nel senso che sembra un'ironia, ma il tempo che dedichi a Catenaccio e Contropiede quanto è, se vogliamo rapportarlo proprio in termini numerici, non è facile. Allora, perché, a dire la verità, quello che ci impiega, che ci mette più tempo, che ci sta più dietro, è l'altro amministratore. Io, diciamo, ho invitato l'amministratore sbagliato. Cioè, ci siamo messi d'accordo che andavo io, che lui per problemi suoi non ha potuto. No, sto scherzando. Io, diciamo, collaboro da sotto. Io vado a cercare i video da mettere, vado a vedere informazioni che magari possono essere utili, e lui magari... Ma si progetta insieme quando mette le cose, però quello che produce maggiormente è lui. Io lavoro più sotto traccia, diciamo. Ah, si dice così, capito? Testa di casa, Andrea lavora sotto traccia. Senti... In incognito. Senti, non so, guardando intanto quanto l'orario. A proposito, testa di caso... Ogni tanto ti ho tenuto in disparte nelle ultime puntate. Se vuoi, questa sera possiamo recuperare prima della pausa estiva. Vuoi fare una domanda anche tu ad Andrea? Falla adesso, taci per sempre. Ma una domanda in particolare non ne ho. Anzi, però ammetto che trovo, rispetto ad altre pagine Facebook inerenti al calcio, questa è decisamente molto più divertente. Senza togliere l'una agli altri, ovviamente, per carità, però questa qui la trovo davvero molto più divertente. No, veramente complimenti, perché grazie. Cioè, capisco che uno dice, qualcuno potrebbe in qualche modo si può trovare il modo di ironizzare sul calcio, per carità, però per come lo fate voi, anzi, dico davvero veramente bello e piacevole. Anche, anzi, grazie, a proposito, mi è spuntata adesso la domanda. È spuntata, esatto, sì. Dove è arrivata questa domanda? Sapessi, qualche episodio. Ma ci abbiamo anche WhatsApp. Non è arrivata la WhatsApp, mi è venuto in mente adesso. Okay. Un episodio particolare, non so, qualcuno che se l'è presa male per qualche posto, per qualche meme, magari, che a cui non è piaciuto. È pieno di gente che si prende male per i meme. Infatti, la prima cosa, la nostra descrizione, come è stato detto prima, facciamo ironia su tutte le squadre, specialmente sulla tua. Perché è facile ridere su tutte, poi magari quando uno viene toccato, magari, che so, il laziale, si fanno pochi post sulla Lazio, becca la Lazio, siete sempre a parlare della Lazio. Lo Lugentino è sempre a parlare male della Juve. Napoletano, milanista, è tutto uguale, quindi... È pieno di gente, se ne prende male. Io sono la Fiorentina, non c'è niente. No, sto scherzando. Guarda, diciamo... Vabbè, lo faccio io. Quando c'è da fare qualcosa sulla Fiorentina, mi metto io e faccio autoironia. Rido per non piangere. No, vabbè, dai. Senti, che intanto guardo l'orario, anche perché non ho fatto una cosa fondamentale che faccio sempre all'inizio della puntata, ma lo faremo dopo il secondo stacco musicale. Anzi, a proposito di stacco musicale, testa di caso 22:35, dobbiamo, come tu ben sai, come ci impone il buon Saiz, inframmezzare questa puntata con il secondo e ultimo brano musicale, dopodiché ritorneremo chiaramente in diretta con Andrea, che insomma ci farà conoscere anche un pochino chi è Andrea, chi è sto pazzo che ha mille difetti, si è aggregato
2000 difetti, cioè 37.000 difetti potremmo dire, visto che sono esatto. Nella pagina 9, però insomma ci fa un pochino, ci sta facendo conoscere questa pagina, questo progetto, anzi potremmo chiamare in questo modo questa creazione, meglio ancora, e insomma scopriremo che c'è una persona che c'ha degli anni sulle spalle. Adesso vi spiegherò meglio. Detto questo, caro testa di cazzo, tu ci fai ascoltare un altro brano di questa band francese. Cacchio, cioè l'ultima puntata, prima della pausa mi metti delle band francesi, guarda, sei terribile. Ascoltiamo, no, scherzo, ciao Francia, come fanno qui? Ascoltiamo Clownage, il brano è Mille Molso. Prego, testa di cazzo. Partito! Ed eccoci qua, 22:40, questa puntata è andata velocissimamente, roba pazzesca, ma non so dire se sono mai abituato alle puntate che vanno così, sarà che un'oretta forse anche poco, però ci piace, come diciamo sempre, no? Solamente solleticare in qualche modo la curiosità a chi ci ascolta, chi ci ascolterà, perché ricordiamo che questo programma sarà disponibile anche nel podcast al di là di Facebook, anche di YouTube, sarà... il video sarà pronto nell'arco, la puntata anzi
nell'arco di un paio di giorni. Ricordiamo sempre che su radiosalic.it ci sono tutte le indicazioni relativamente a questo programma, ma anche a tutto il palinsesto di Radio Salic, in cui trovate i conduttori, programmi, storia, quelli che sono passati qui da noi e quant'altro. Chiudo la parentesi, volevo salutare, che non l'ho fatto all'inizio, l'ospite della passata puntata, che era di ben due settimane fa, perché la settimana scorsa ho dato buca, no, in realtà mi hanno dato buca, scherzi a parte, che appunto che il 13 luglio abbiamo avuto ospite fare serata con Galileo, una puntata che non ha nulla a che vedere con quella di questa sera, ma che diciamo che in comune hanno una sana ironia, perché effettivamente poi questo... li accumula, solamente questo, nient'altro. Fare stata con Galileo, appunto, un programma. Buonanotte, non riesco più a parlare stasera. Una pagina, sono già in ferie. Una pagina che in qualche modo univa il sacro e il profano. No? Se questa sera Catenaccio Contropiede ironizza sul calcio, dall'altra parte invece si ironizzava su non solo Galileo, ma tutto ciò che possiamo equiparare al mondo della cultura e non solo. Chiusa la parentesi, ritorniamo invece con Andrea, che insomma, come dicevo, ci hai spiegato, raccontato un pochino che cosa fate qui dentro. Dalla chat ci chiedono se cerchi collaboratori. Ta-tan. Collaboratori di che tipo? Vedi, questa è una bella domanda. Di che tipo? Fammi una categoria, dimmi tu che categoria di collaboratori potreste mai cercare. Non ne ho... Allora, innanzitutto uno che ha contenuti è sempre ben accetto, quindi se ora come ora stiamo anche ricercando se c'è qualcuno che vuole fare l'amministratore, che ha idee di iscriverci, già molta gente ci ha scritto, la stiamo un po' detacciando, vagliando un po' la situazione. State facendo dei casting, state facendo. Esattamente. Che bello. Voi? Saper fare video pure, ci serve veramente tanto uno bravo a fare video e poi... Ora non te lo so dire, però se ci scrive sulla pagina, noi rispondiamo a tutti e quindi vediamo, parliamo lì per lì, si vede lì per lì com'è la situazione. Perfetto, almeno così in qualche modo lo facciamo tipo, non dico pubblicità che sembra una brutta parola, però insomma in qualche modo il passaparola serve anche a questo. Perfetto. Allora, abbiamo parlato un po' di robe, tanta pagina, benissimo, ma dietro la pagina c'è ci sei te, e non solo te chiaramente, però ovviamente con qualcuno me la devo prendere, no? Quindi, Andrea, ma tu chi sei? Quanti anni hai? Io ho 20 anni. Perfetto, quindi già da questo punto di vista, per gli ascoltatori che ci seguono da un po' di tempo, la tua tipica età, in qualche modo, no? 18-26 anni più o meno, range di ragazzotti, in qualche modo, che hanno e gestiscono una pagina, perché in qualche modo riescono a incastrarla nei loro impegni di studio, perché di fatti tu studi, giusto? Io sì, io faccio l'università, studio chimica e riesco, sì. Riesco a concatenare, a mettere insieme la pagina e i corsi, gli esami. Eh sì, perché effettivamente poi anche quello. Ma quando, tipo, ti è mai capitato che qualche tuo amico che segue la tua pagina, insomma, in qualche modo non sapesse che dietro quella pagina c'è di te? Non so che forma lessicale ho utilizzato, perciò chiedo venia, ma ormai sono già in ferie col cervello. Però insomma, il senso si è capito. Non è successo, io aspetto sempre il giorno che succeda, così dico, guarda, sono io, ah, davvero, però ancora... No, cioè, tu sbrodolando in quel momento, bellissima questa cosa. Senti, spesso controllo le mi piace se c'è qualche amico, cosa. Qualcuno c'è che magari non... Certo, tutti quelli che stanno l'amministro mettono mi piace, c'è qualcuno che magari non lo sa, mi piace, e già lì un po' di soddisfazione c'è. Senti, per quello invece, torno invece sul mondo pagina, un post, ne avete fatti un fracaio perché sono tanti anni, perché questa è una cosa importante che non abbiamo detto, forse, cioè l'abbiamo detta ma non abbiamo forse sottolineato questa cosa. Spesso abbiamo avuto pagine che erano veramente nate poco, tra virgolette, poco tempo fa, 1 o 2 anni al massimo. In questo caso invece ne abbiamo una che è bella longeva, no? Stiamo parlando di 5 anni, se non sbaglio. 4-5 di preciso, non te lo so dire. Te sei perso pure te, perfetto, ok. No, quindi insomma, sono comunque un bel numero di anni per quello che è il mondo del, come dicevi anche tu, dei social, che insomma nascono, chiudono, eccetera. Poi perché dopo un po' vengono anche gli stimoli, cioè non per altro.
Esatto. Ecco, una cosa, non so come sono arrivato a questa cosa, vedi che io faccio dei giri così larghi che a un certo punto poi mi perdo, c'è cioè roba pollicina. No, insomma, qua in realtà volevo sottolineare soprattutto il fatto che in tanti anni siete rimasti siete sempre rimasti attivi e avete pubblicato un numero, immagino, enorme di materiale. Esatto. Se tu dovessi, non dico... Insomma, la prima che ti viene, il primo post che ti viene in mente che ti è rimasto impresso per qualche motivo. Sì. Ce n'è uno che, al quale sei particolarmente legato per motivi che adesso ci racconterai, oppure per te sono tutti uguali? No, ce n'è uno, sì. Diciamo il primo post della pagina che raggiunse i 1000 mi piace, sì. Lo feci io e si parla di tre anni fa. C'era la lira. Ah, no, ok. Ti immagini, correva là. No. Era periodo. Mondiali europei e c'era questo discorso, non so se ti ricordi, Robin Cerci. Ah, sì. Ora ricordo. Feci questo post su questa cosa qui, superò i 1000 mi piace, mi ricordo era la prima volta sopra i 1000, non si scorda mai. Ah, sì, d'altronde questo è un tipo, lo dice anche sempre testa di caso. Lui dalla prima volta sopra i 1000, lui che è comunque un grande conoscitore. Scusami, testa di caso, se ogni tanto ti tiro in causa, ma mi piace ogni tanto stuzzicarti così a caso. Non a caso si chiama testa di caso. Tornando invece a noi, sono sbronzo. Ok. Sono sbronzo questa sera. Allora, io una cosa che invece mi è rimasta impressa di questi post che ho visto, che ho, insomma, mi è capitato di scorrere in questi giorni, ma anche adesso, cioè, quella su Cassano, secondo me è qualcosa di eccezionale. Quelle, tu ne avete fatte diverse, chiaramente mi riferisco a quella del cervello. Perché effettivamente Cassano quest'anno, cioè questa volta ne ha fatta una più grossa di quella a cui eravamo abituati, probabilmente, o forse tu un po' te l'aspettavi. Tu che sei un ampio conoscitore di calcio, che dici? Su Cassano, guardi, io te lo dico, alla fine quando ha annunciato il ritiro si è detto finalmente perché non era possibile, noi facevamo un meme ogni volta che succedeva qualcosa, alla fine avevamo solo Cassano in pagina, si diceva no, basta, non è possibile, che poi cambia idea da un'ora all'altra, noi magari si pubblica di già e si dice no, guarda, adesso questo va tolto perché non ha più senso. E Ma quindi... infatti guarda sta cosa qui, io ti dico la verità, a me poi un po' dispiace, che a me piacciono queste. Perché il bello dello sport in generale, ma del calcio, poi sono questi fatti, no? Queste cose da raccontare, un po' di colore, no? Tutto quello che succede dietro le quinte, non so che altro. E uno come Cassano, comunque, già mi mancava prima, perché sai che lui si era, adesso non so più da quanti mesi che non giocasse, Troppi, tanti, tanti. esatto. Però questa cosa qui, che effettivamente si era aggregato al Verona, in qualche modo mi ha fatto sperare. No, di godermelo un pochino, ma invece niente, mi ha illuso, ci sono rimasto malissimo. Vabbè, Avevo già pazienza. pensato di prenderlo al fantacalcio, mi è toccato No, cambiare. infatti, perché chissà in quanti l'avrebbero preso al fantacalcio così, e vabbè, solo per il gusto, probabilmente di imprecare gli addosso, ma A quello è un altro uno discorso. lo si prendeva fisso. Ma non lo so se lo trovaglia uno. Comunque, vabbè. Senti, dai, ci siamo un po' stasera, in particolar modo il sottoscritto, forse l'ho fatto trasparire in qualche occasione, sono in qualche modo già molto vacanziere, ecco, diciamo così, perché difatti ci sta, è il momento dell'anno un po' caldo sotto vari punti di vista, anche Radio Sai sta all'interno del palinsesto, molti programmi che si sono avviati alla conclusione stagionale, e una cosa che volevo dire è che noi chiaramente questo programma, che ci crediate no, che ci sperate no, continuerà, lo dico agli ascoltatori, a rimanere in piedi fin quando il sottoscritto sarà costretto dall'alta dirigenza a seguire la trasmissione. No, vabbè. Però una cosa che quindi mi occorre sapere da te, se c'è qualche pagina Facebook che tu in qualche modo segui, chiaramente da utente, che ti piace, ma anche non per forza legata al calcio, cioè qualsiasi pagina, anche con un numero di like non per forza esorbitante, per noi va benissimo, solo perché ci piace conoscere anche. Ci piace sapere cosa piace agli amministratori. Ho fatto questo giro un po' largo. In sintesi, consigliami una pagina Facebook, dai.
Allora, io ti consiglio, se boh, sul calcio ce ne sono due, mi piacciono molto. Una è Unfair Play, che fa sì. più che meme, queste cose qui, fa stati singoli molto pungenti. Sì. E un'altra è Serie A Operazione Pubalgia, che diciamo è la presa, è la parodia di una pagina molto sì. grossa, che invece è Operazione Nostalgia, e diciamo va contro tutti quelli. Oddio, quando c'era lui. Il vecchio sì, sì, Vicenza, sì. questa Serie A la vincerebbe a mani basse, cose così. E quindi questa parodia a me piace molto. Se no, sulla perfetto, vedo che sei bello, ti sei preparato bene, vai pure, mi piace. Sulla musa c'è chiamarsi MC, che è una pagina che fa meme sul rap, che a me piacendo il rap, questa pagina diciamo è carina. E sì. Cloroform è un'altra che consiglio molto, questa è una pagina famosa, fa queste vignette sempre molto carine. Questa la conoscevo anch'io, infatti è questa insomma rientra tra quelle lì che per questioni forse anche pratiche al momento non ho mai, non mi sono neanche avvicinato, perché un pochino che andiamo su quelle che hanno sì un like, dei like un po' come la tua, no? Che sì, sono anche gestibili, se vogliamo. Quando un ascoltatore, come hai visto questa sera, ci fa una domanda, ci piace proprio potergli rispondere, no? In diretta, senza lasciarlo lì un po' appeso. E con queste grandi pagine si fa un po' più fatica, quindi mi dispiacerebbe più che altro. Anche perché poi sono sicuro che gli amministratori ho imparato che più grandi sono le pagine, più sono disponibili, perché sono organizzati in realtà. Hanno un'organizzazione che è quasi è pazzesca, se ci pensi, perché a volte invito delle pagine che hanno, so, 20-30 mila like, magari anche come la tua, mi ignorano, ma non perché abbiamo letto il messaggio e mi abbiano cassato in qualche modo, ma per il semplice fatto che non l'hanno letto, cioè perché ne hanno così tanti. E quindi da questo punto di vista, perché magari c'è solo una persona che la segue, neanche, non c'è neanche tutto questo tempo e quant'altro. Perché insomma, ricordiamolo che per chi la segue dal punto di vista di utente è un grande svago, mi diverto un casino a guardare le pagine su Facebook, eccetera, però dall'altra parte non è solo uno svago, ma è anche un bel impegno. Lì i messaggi, voi come vi rapportate con i vostri fan, ma soprattutto vi scrivono? Sì, diciamo adesso che stiamo cercando admin, riceviamo sempre ogni giorno nuove richieste. Solitamente, sì. Sai, avendo il gruppo, scrivono lì sul gruppo, se c'è qualcosa, se hanno qualcosa da proporre, scrivono lì. Quindi appunto per le collaborazioni riceviamo qualche richiesta, spero anche quella del ragazzo prima che ci ha scritto, l'aspettiamo. Senti, se dovessi consigliare, da dare un consiglio, oggi non riesco a fare una frase senza rifare la domanda, se dovessi dare un consiglio a chi oggi vuole creare una pagina indipendentemente dalla tematica, perché sappiamo che poi le pagine chiaramente vanno, seguono un certo tema, no? Più anzi sono in qualche modo dritte in quel tema lì, forse più hanno successo, ma se tu volessi dare un consiglio, che consiglio daresti, cioè dal punto di vista organizzativo, pratico, innanzitutto artistico, dimmi. Di essere originali, non andare a copiare grandi pagine sperando questi hanno 1 milione di mi piace, anch'io farò 1 milione di mi piace. Fare cose sì. originali, sicuramente hanno bisogno di ora come ora qualche grande, più che grande, qualcuno che li appoggi, qualcuno che conoscono, perché così partire da zero senza agganci è dura, che si fanno 2-3 mi piace al giorno, ma anche meno. Consiglio pratico di organizzarsi, e come dicevo anche vale per la nostra, di essere più veloci di quegli altri. Ti faccio un esempio, no? Durante questo periodo c'è la ricorrenza dell'undicesimo anno dai mondiali, noi abbiamo deciso di mettere la semifinale come ricordo, abbiamo fatto 5.000-6.000 mi piace, la stessa cosa fatta con la finale l'abbiamo dovuta togliere perché meno di 100 mi piace l'avevano già fatto tutti e quindi ci hanno tolto visibilità, quindi originalità assolutamente. E originalità, tra l'altro, vedi già in questo momento io ti sto ascoltando proprio come un utente, no? Più che come
tra virgolette conduttore di questo programma, effettivamente mi hai dato dei bei spunti, no? Cioè, credo che tu abbia dato, meglio ancora, a chi si sta affacciando al mondo del, o si vuole affacciare in qualche modo, al, visto che comunque è gratuito, no? Nel senso che non costa nulla se non appunto il tempo e l'impegno, creare una pagina Facebook. Diciamo che da questo punto di vista hai dato una bella dritta, nel senso che essere sul pezzo e soprattutto essere un po' più scaltri tra virgolette degli altri, e poi soprattutto un altro aspetto secondo me fondamentale è il fatto della semifinale, no? Che ha fatto 5.000 like, ma perché? Perché quella era la missione, no, del mondiale che poi abbiamo vinto, quindi in qualche modo siete andati, avete toccato il lato emozionale, un po' come fanno le pubblicità, no? Le pubblicità come funzionano nel marketing, no? Per vendere di più vai a toccare la sfera emotiva, più vai dentro, più in qualche modo raggiungi il bersaglio, ecco, centri il bersaglio. Perfetto, non mi sono impappinato neanche troppo, testa di caso, incredibile. Questa sera sembra tipo, sai, tipo balbuziente alla conduzione di Social Evolution, c'è roba che non si vedeva da un po', effettivamente. Vabbè. Mi hai ricordato Saiuz. Ti ho ricordato Saiuz, però possiamo dire che questa sera mi prendo un più in pancella per come ho pronunciato il titolo della canzone in francese, che comunque ricordiamolo sempre, non è da tutti, insomma, questo no, non mi stai considerando minimamente, ti ringrazio, bello che tu ogni tanto mi ignori, cioè completamente mi lasci andare così, va bene. Che ora si è fatta? Accidenti ragazzi, ma qua siamo andati, siamo quasi, dobbiamo fare i supplementari, no, ma questa è la pessima, dopo la tagliamo, no, siamo veramente arrivati abbastanza lunghi. Allora, Andrea, ci hai raccontato un casino di roba, tante cose, sì. Di tua, le pagine che ti piacciono, sentivo poi tra l'altro nel fuori onda che ti facevi consigliare da il tuo assistente, collaboratore, fidanzato, non lo so, quindi diciamo da questo punto di vista ci hai dato molte dritte, molte informazioni e ci hai fatto conoscere un po' di più Catenacce e Contropiede. Io quindi a questo punto della puntata io ti lascio, visto che siamo veramente ai titoli di coda, ti lascio la parola perché affinché tu possa salutare non tanto me, il balbuziente Luca o testa di casa che c'è, non c'è, non si sa, ma soprattutto gli ascoltatori e in particolar modo magari i fan della vostra pagina. Dopodiché chiaramente mi riprendo la parola che farò un saluto anch'io. Prego pure, vai pure Andrea. Allora, innanzitutto una precisazione, mi è arrivata una dritta, diciamo, dalla regia, che il post Italia-Germania, 12.000 mi piace. Quindi un terzo della pagina sono stati numeri assurdi. Sì. Sì. Volevo ringraziare e salutare innanzitutto Nick, perché con lui che riusciamo a avere questa grande portata, questa pagina, comunque a farvi ridere. Ringraziare tutti i nostri collaboratori, di chi più chi meno, chi è più utile, chi meno, chiaramente c'è chi si dà da fare, chi no, sta lì giusto per fare qualcosa. E ringrazio tutti i nostri fan, tutti quelli che ci seguono. Inoltre vorrei salutare anche la mia ragazza perché, diciamo, mi aiuta, mi sta sempre accanto. Cioè, ti sopporta in qualche modo. Questo poi, ecco, e io in qualche modo bene. Sì, quindi alla fine, capito, gira e rigira, c'hai sempre vinto te. Ho capito. Perfetto, allora Andrea, scherzo. Allora, stai qui con noi ancora qualche istante, io passo la parola a testa di caso, che immagino vorrà salutare anche lui tutta la truppa e chiaramente anche l'ospite. Prego, testolina. Ciao mamma, ciao papà. Dai, scherzi a parte. Stavo scherzando. Io volevo ringraziare comunque Andrea per essere stato ospite qui da noi. Lo ringrazio ancora per la pagina, ma ringrazio lui come ringrazio anche chi collabora con lui, chi lo aiuta. E ovviamente saluto tutto il condominio di Radio Saiuz. E a questo punto, che posso dire? Solo a risentirci a settembre con Social Evolution, ovviamente. Come sei ottimista, a settembre addirittura, sto scherzando, esattamente, no, dai, scherzo a parte, dai, ti rubo la parola per questi ultimi istanti, quindi no, veramente grazie Andrea per la tua disponibilità, come ti dicevo anche all'inizio della puntata, e anche per averci fatto conoscere una pagina che mi ero appuntato una cosa prima, si contraddistingue forse proprio per la sua originalità rispetto, cioè nonostante il tema calcio sia dibattutissimo e
trattato da chiunque. E questa pagina sicuramente sul mondo, sull'originalità appunto è qualcosa in più. E forse anche per questo abbiamo provato insomma ad invitarti e insomma ci è andata bene averti qui con noi questa sera. Ringrazio chiaramente gli ascoltatori che ci hanno seguito questa sera, ricordiamo che questo programma sarà disponibile sul podcast non solo di Facebook ma anche di YouTube tra un paio di giorni e chiaramente come diceva Testa di Caso ci rivedremo a settembre/ottobre, dipende da tutti i vari nostri impegni che avremo appunto in quel di settembre che si prospetta un mese pieno. Saremo, se volete venirci a trovare, saremo al May di Faenza il 30 settembre e il 1 ottobre, i due giorni in cui noi siamo lì presenti. May di Faenza è un meeting delle etichette indipendenti, noi lì ci andremo appunto come media partner, qualcosa del genere, con il nostro bello stand. Ci sarà anche Saiuz, il grande grosso Saiuz, e poi ovviamente saremo la terza settimana di settembre, invece c'è la giornata, salvo imprevisti, la giornata dell'idea di Mantova, una domenica in cui appunto, vabbè, non vi dico nulla, vi aspettiamo a Mantova sul lungo il Fiumiciattolo, così il bincio, vabbè. Detto questo, ringrazio tutti, ringrazio chiaramente Testa di Caso che questa sera mi ha, questa volta sei tu che hai sopportato me, perché veramente io mi rendo conto, mi riascolterò, ma questa sera ero veramente già con l'infradito, il costume, non so che altro, va bene. Grazie ancora ragazzi, ci vediamo quindi non la settimana prossima, ma a settembre, carissimi, buonanotte a tutti e ciao! Ciao!